Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, maestro Taro. Allora, io comincerei per questo libro di Roberto Strano. Roberto Strano, okay. Che è un adorabile giovane. Sì, adorabile giovane e che ha fatto. Però non che io voglio parlare di questo libro, ma in realtà che cosa in comune tra voi fotografi siciliani? Ecco, allora che cos'è? Io da quando faccio questo lavoro mi meraviglio perché molti fotografi vengono dalla mia terra. Sì. Poi magari hanno vissuto altrove, certo. Vengono dalla mia terra. E anche questo, come le quattro parole che abbiamo scambiato sulla Laika prima, sì. Anche questo bisogna finire di scherzare. Io amo molto scherzare, perché molti fotografi, che vuol dire molte persone, che anche se sono andate a scuola, hanno scelto l'immagine per esprimersi e non hanno scelto la parola scritta, hanno scelto l'immagine. E secondo me c'è qualcosa di drammatico dietro, di poco allegro, perché noi siamo stati, come si sa, conquistati. Ed è vero che il sud è diverso dal nord, che al sud c'è meno, se noi vediamo le strade di Milano e le strade di Palermo, di Gela, di Messina, sono tenute molto meglio le strade di Milano. A Milano c'è un amore verso il pubblico che è più esiguo e minore nella mia terra. Come mai? Dove sembra che ognuno si faccia i fatti propri e col latte materno si succhia anche questa cosa che ti devi fare, che devi pensare alla famiglia e basta, a famiglia come nei film di gangster, la famiglia e basta, perché purtroppo in un periodo molto triste per noi tutti, rimosso, che non vogliamo vedere, sono stati sterminati tutti quelli, tutti i giovani, tutte le persone, tutte le donne che non si facevano solo i fatti propri, ma si interessavano ai fatti altrui e i vincitori li hanno fatti scomparire. C'è delle cose molto drammatiche che non so se ci rallegreranno tutti come, e ci rattristeranno tutti. Allora, prima di questa vittoria del nord sul sud, i Borboni, che erano i re del sud, hanno fatto un censimento che è stato ripetuto dopo non molto tempo, pochissimo tempo, dai vincitori, e si vede che decine, forse centinaia di persone non ci sono più, cioè in un periodo molto breve molte persone sono scomparse, è difficile trovarle. Ora, questa cosa su cui fanno studi nelle università del sud e del nord, e ahimè, io vorrei dire, no, è una cosa di parte, combaciano questi studi, combaciano quelli dell'università di Padova con le università del sud, combaciano. Molte persone sono scomparse. Ecco, questo è una cosa. Allora, in questo clima, mentre anche molti scrittori vengono dal sud, ma se noi vediamo, e mi duole dire queste cose, mi duole, se noi vediamo i libri, gli scritti di queste persone,
traspare, si vede anche dalle immagini, se noi andiamo alle fondazioni che ne conservano il ricordo, noi vediamo che ci sono anche delle immagini di questi scrittori, immagini di questi scrittori in cui si vede come la tensione della loro vita essere accettati al nord, con tutte le differenze di tempo, essere accettati dai vincitori, dal nord, da Parigi, loro avrebbero voluto essere, vivere qualcuno di loro al tempo degli illuministi a Parigi, e invece erano della Sicilia, purtroppo così. Sì, certo. Ecco, in questo clima l'immagine ha avuto un percorso, l'immagine quando viene a una persona, il bisogno di esprimersi con le immagini, quando si accorge, e lo dico io non ho mai fatto degli studi di fotografia, io ho fatto degli studi semmai che parlano di parola scritta, eppure senti a un certo punto che è l'immagine che ti chiama, l'immagine che tu abbracci quando vedi che le parole non bastano più, e forse non hanno inventato le parole per esprimere quello che tu senti in quel periodo. Tu sei nato in Sicilia, poi hai vissuto fino a 5 anni, poi sì, ti sei trasferito a Milano. Sì. Senti nel sangue questa sicilianità? Ecco, questo è un discorso difficile. Io ti ho parlato a tavola, anche scherzando, del servizio che io ho fatto sotto le armi. Scherzando fino a un certo punto. Certo. Un colonnello è partito da Torino per venirmi a chiedere se io mi sentivo del sud o del nord. Perché? Perché nell'università ho avuto un professore con cui io mi sono trovato molto, ma molto bene, del nord, che ci faceva intuire che noi, nord, sud, centro, eravamo stati uniti con l'inganno, col sangue, con le stragi, con l'imbroglio, queste cose. E allora io, che ero uno dei suoi allievi promossi subito da lui, era venuto un colonnello da Torino per chiedermi: ti senti di più del nord o del sud? E io ho detto che amavo molto il sud, il mio cuore batteva quando... È vero, quando io c'è la nave non che sta per arrivare la lì. Maestra con la stessa se non affondate, noi possiamo scherzare su questo, ti abbracciava, però sono cose drammatiche, e anche lei mi abbracciava quasi a sanare questa cosa. Ah, certo, hai capito? E e questo professore, sì, lui lo diceva che suo nonno era un bersagliere del nord, andato al sud a fare strage di contadini, è stato messo in croce, inchiodato al sud, dai contadini del sud in croce, su un porcile, è stato messo in croce e ucciso su un porcile. E lui finiva questo racconto drammatico dicendo: ma cos'è che... cosa era andato a fare mio nonno in Sicilia? Mi sembra che fosse in Calabria, ma siamo lì. Siamo lì, certo. Ecco. Certo. Bene, allora. Ecco, questo colonnello era venuto preoccupato, dice: ora magari questo fa propaganda per il sud oppure per il nord. Allora io dissi queste cose, però io dissi anche questo, che quando io sono venuto al nord...
delle persone mi hanno voluto bene, la maestra, la mia fidanzata dell'epoca era dell'Alto Adige, poi anche... Allora, e poi da Milano, dopo i studi che hai fatto, dopo anche militare che hai fatto, ti sei spostato a Roma nel 67. Sì. Sì. E è un momento piuttosto anche forte, anche, no? Sì. Allora, lì che vorrei arrivare anche, come vedi oggi o il futuro, il lavoro di reporter, cioè il lavoro che hai fatto tu, cioè il lavoro sociale, cioè proprio trasmettere ciò che sta accadendo effettivamente, ciò che stanno vivendo, cioè le voci vere di quelli che stanno combattendo. Allora, questo anche questo. Il futuro, cioè, dobbiamo smettere di scherzare per parlare di questa cosa. Io dobbiamo... non ho scherzato con te. A tavola sì. A tavola sì. E dobbiamo smettere di scherzare. E allora parlare di questa cosa che non si usa più, perché sempre viene visto male quando tu unisci gli affetti alla storia del paese. Gli affetti poi, certo. Alla storia del paese e anche al lavoro che fai. Sì. E io penso che il mio tipo di lavoro, e infatti non te l'ho detto prima, eccetera, il mio tipo di lavoro, infatti nemmeno te l'ho detto, io vedo che tutti i miei colleghi fanno bene, ti portano i loro libri, io ho avuto un po' paura a portarti il mio ultimo libro, perché è un libro molto povero, eccetera, e parla delle lotte degli ultimi in questo periodo. E, ma perché non mi hai portato? Ma te lo porterò, te lo manderò, te lo porterò. No, mi devi portare. Ah sì? Sì, cioè, perché avevo anche modo di parlare su questo. Molto. E poi anche per un altro motivo non l'ho portato, perché è stato stampato in qualche migliaio di copie e si è subito venduto tutto, ecco, come dire, non c'è. No, io ne ho qualche copia e abbiamo fatto le presentazioni. Non ci ho pensato, no, abbiamo fatto le presentazioni e le ultime presentazioni eravamo in difficoltà. Eravamo in difficoltà perché non avevamo più i libri da presentare. No, ma questo è una cosa, molte volte si dimentica anche che la storia è frutto degli affetti, che le vittorie e le sconfitte delle storie, della storia sono affettive. Poi possono venire i carri armati, però i carri armati prima o poi se ne debbono andare. E quindi rimangono gli affetti, le sconfitte che io ho vissuto nella mia vita, che tutti noi abbiamo vissuto, sono sconfitte affettive, le vittorie che sono anche le vittorie dei libri, infatti io che non ho una lira penso di aver avuto una vita fortunatissima, perché ho visto come anche i libri nati nel bisogno e senza essere retorici anche prima, nel pericolo, che venivano proprio presi e gettati via, dei manifesti che venivano strappati dalla polizia e che ora sono in università d'America, queste cose, eccetera, e così anche i libri adesso. C'è un libro mio molto povero di più di 40 anni fa che secondo me è molto simile a questo ultimo, perché è stato così, cioè nel senso libri che sono un po' come dei quaderni, dei fogli legati con la spillatrice, eccetera, che vengono amati, e quello di 40 anni fa ora in quella che dicono sia la Bibbia dei bibliofili, è come uno dei più bei libri del Novecento. Io purtroppo non l'ho più,
Dico, ma me l'hanno chiesto dei musei, dei cose, il museo Reina Sofia di Madrid me l'ha chiesto tantissime volte, e quello di Guernica, il museo Reina Sofia, ma io non l'ho più, gli dico non sempre di rivolgersi, ne è una copia strappata. Perché, una copia strappata? Sì, strappata perché? Perché io prendevo che i tipografi le volevano gettare le copie che venivano male, certo. Che la macchina, ecco lì, sì, la copertina nella copia che io ho è grattata dalla mafia lì, dalla macchina, allora loro li volevano gettare, io andavo nel cestino a prenderli, sì. Come difettoso, sì, difettoso. Ecco, sì. Questo, e anche questo secondo me sarà così, sì. Spero. Quindi, cioè, tu pensando i giovani che stanno studiando il giornalismo e quelli che desiderano diventare il fotografo, fotogiornalista, cioè, che cosa potresti dire? Guarda, io ho poco da dire, perché ho sbagliato sempre tutto nella mia vita. Ho sbagliato le alleanze, no, le ho. Dice una cosa e gente dirà bene quello che ha detto Maestro Rotano, allora, io non lo faccio. Ecco, benissimo. che è questo, che anche questo lavoro che non è come gli altri lavori. Insisto su questa cosa, è un lavoro affettivo, tu lo devi scegliere come se tu scegliessi una fidanzata o un fidanzato, cioè lo devi scegliere, è un lavoro affettivo, e quindi come anche tu se ti innamori di una persona nella buona e nella cattiva sorte lo seguirai, quindi anche se non avrai da mangiare però sarai contento, dice, io mi rendo conto di questa cosa. Questo è probabilmente cosa più importante, perché non sono le fotografie di cronache, sono le fotografie che racconta, cioè proprio, non no? Solo questo, ma poi ecco, quando io penso a queste cose, io sono cresciuto con dei libri che raccontavano dell'immagine rubata, l'immagine di sorpresa, e non ero contento di questa cosa, io cercavo l'immagine regalata, l'immagine che ti regalavano gli altri. Ecco, i miei libri, buoni o cattivi che siano, sono fatti tutti di immagine regalata, anche di persone che non ci sono più, ma che volevano che la loro immagine rimanesse. Ma io ho fatto il possibile. Questo è l'ultimo libro, ma forse non puoi ristampare. Sì, sì, adesso, no, primo che non li ristampo io, ma è l'editore che ha avuto il coraggio di fare, un editore, un piccolo editore degnissimo, che ha fatto di tutto, perché io ho detto guarda, non deve essere un libro che deve essere venduto a più di 10 euro, quindi lui ha fatto entrare in 10 euro un racconto per immagini di come, che racconta come gli ultimi oggi, i nostri ultimi, che sono persone che vengono da tutti i continenti del mondo. Perché 10 euro? Io non amo molto i libri monumentali, i libri che puoi tenere nel salotto della tua casa, perché i salotti non li abbiamo più, ci cacciano di casa, non abbiamo i soldi per pagare queste cose, quindi io amo i libri tascabili, come quando hanno inventato la stampa. Ecco, che la stampa è stata inventata per diffondere il libro. E allora che cos'è? Il libro era fatto, l'obiettivo dei primi tipografi era il tascabile, che era difficile da fare all'epoca. Però oggi che non leggono più i libri. No, questo non è vero, cioè io vado spesso nelle librerie e vedo molti giovani che sono diminuite come quantità, ogni angolo c'era, cioè, libreria. Adesso già, e io penso questo, che il libro non morirà mai,
Il libro si deve accordare ai veri bisogni delle persone. E c'è anche il bisogno di regalare il libro, di leggerlo, di guardarlo, se di immagini. E sentire odore di inchiostro. Sì, e se è bello tu lo regali al compagno di banco, senza un trauma per le tue finanze. Tu lo regali al tuo compagno, che lo regalerà magari a un altro. Cioè questo, io amo questo tipo di libro, e questo ultimo mio è anche lui nella cosa dei miei libri. Infatti una volta io ho avuto un battibecco con degli anarchici, dei giovani anarchici, che mi hanno detto: Tano, ma i tuoi libri costano molto. Per me è stata come una pugnalata al cuore. Dice: come costano molto? Sono tutti brutti, stampati male, perché io voglio che circolino. Certo. E loro dicono: sì, quando tu li fai hanno quel costo, però poi aumentano. Infatti, ora non voglio dire, ma non è colpa mia. Però, che il mercato ama quel genere di libro. Cioè, capisco tutto, però a me piacerebbe avere il libro dove c'è una qualità di stampa, qualità del colore, del grigio, nero, fatto bene. Allora, questo qui è un dubbio. Allora, io riporto quando io ho cominciato a lavorare per la strada, e c'erano i vecchi fotografi e c'erano i dibattiti alti, ecco, sulla qualità, sull'interezza della fotografia, che non deve essere tagliata, eccetera. Ma c'erano i fotografi che erano sempre vissuti del loro lavoro per la strada, che mi dicevano: lascia perdere, quando c'è la foto può essere tagliata, stampata male, magari al contrario, eccetera, ma la foto rimane. Ecco, io sono come i vecchi fotografi, cioè, chiaramente io amo l'immagine stampata bene, bianca, sì, ma che dice l'immagine? Come io, per esempio, delle poesie di Leopardi, per esempio, è chiaro, se ho un bel libro stampato bene, eccetera, ma io rivado alla mia giovinezza, quando io potevo comprare i canti di Leopardi non prendendo l'autobus per due volte, nel mio caso il tram per due volte, allora col prezzo per me io mi potevo comprare della Burr, che era una Rizzoli, un'edizione bellissima dei canti di Leopardi, che non costava niente, era su carta molto povera, era stampato bene, e i canti di Leopardi cantavano, certo. Ecco, cantavano e col prezzo di due anni, di due tre. Così anche per i miei libri. Sì. Con i miei libri c'è un mio libro povero, forse non avrà tutta la gamma di grigi che dovrebbe avere. Cioè, le tue stampe sono bellissime, sì. Cioè, anche quella cartolina stampata, cioè piccola, sì. Cioè, sono veramente stampate, sì. Bene. Ora, quella cartolina è stampata a mano, sì. A mano, cose da uno stampatore, cioè quella che ti ho regalato io, sì, qualche Natale fa, è proprio stampata, ecco. Però lì, cioè, si sente quel grigio, sì. Allora io non difendo i libri stampati male, io vorrei stampare male. Io da la diffusione, ecco, la diffusione, come quando tu con una persona cara, con una persona, è chiaro che se hai, ti stai telefonando in una telefonata drammatica, se la senti proprio bene è il massimo. Certo. Ma anche se non la senti bene, se perdi qualche singulto, questa cosa è drammatico, è bellissimo lo stesso. Non voglio fare qui il coso. Allora io ti propongo: fai 950 copie da 10 euro, ok, però 50 copie da 50 euro, perché no? Sì, filmato.
Ma è stato così anche per questa cosa, cioè che se ne sono fatte tante copie da 10, ma se ne sono state fatte, non mi ricordo se 50 o 100, 100 sono state fatte, firmate, e l'editore mi ha detto ancora, sono state tutte comprate. Una stampa originale da cofanetto. L'editore mi ha detto sono state comprate tutte. Cioè, tutti fanno anche in qualche modo faremo economica. Ecco, eravamo partiti dalla laica, ora siamo arrivati alla stampa, e anche questo, la stampa che è molto importante, però dobbiamo ricordarci che la stampa che è stata inventata quando l'umanità voleva leggere e c'erano pochi libri, anche adesso secondo me l'umanità vuole delle immagini che parlano di se stessa, sì. E c'è pochi libri. Grazie. Prego, prego.